scoperta di un territorio. Allora, in base ad un sondaggio condotto in Francia e trovate tante valutazioni periodiche in francese per quanto riguarda le iniziative di turismo industriale su internet, il 67% dei francesi ha visitato un'impresa agricola, il 65% ha visitato un'impresa artigianale, il 52% ha visitato un'industria. Evidentemente uno può aver visitato un'impresa agricola, un'industria, un'impresa artigianale, perché i francesi non sono il 180%, no? Quindi sono risposte multiple. Però vuol dire che l'attività economica, la scoperta economica attira e probabilmente viene proposta in modo adeguato perché l'80% si è dichiarato soddisfatto e pronto a ripetere l'esperienza. Quali sono le categorie dei siti interessati dal turismo di scoperta economica? Siti in attività, quindi organizzazioni economiche che vengono aperti tal quale senza modifiche, cosiddette open door, abbiamo detto, oppure open day, oppure porte ouverte in francese, e spesso il personale di azienda si incarica di condurre i visitatori. Quindi non vengono apportate modifiche. In taluni casi le imprese lavorano, in altri casi vengono aperte anche in giorni festivi. Chiaramente cambia il rapporto con le trasformazioni, con un'impresa che lavora o un'impresa che invece è in pausa o in vacanza, però non ci sono delle modifiche. Siti nei quali vengono riprodotti, vengono tracciati dei processi di visita, cioè dei percorsi di visita. Patrimonio industriale, tutto ciò che non è più in attività, ecomuseo o musei di collezioni, come il Museo delle Ferrovie nell'Alsazia, gli antichi impianti che divengono musei, quindi abbiamo chiamato archeologia industriale noi nella nostra classificazione, oppure i siti storici legati alla storia dell'industria. Quindi il turismo industriale, il turismo di scoperta economica in Francia ha tre filiere. Quando dicevamo individuiamo tra i potenziali clienti le categorie, potremmo pensare a un turismo scientifico, che è quindi un turismo che potrebbe raccogliere scambi anche tra scienziati, quindi come categoria universitari o ricercatori che si muovono, ma un turismo scientifico può essere anche un turismo in cui i centri di ricerca si aprono a vari interessati. E in relazione a come vogliono aprirsi, cioè comunicare le attività che svolgono, possono avere tanti gruppi di interessati. Posso fare delle esperienze, penso, non so, il Museo delle Scienze di Torino ha alcuni ambienti che saranno un quarto di questo come dimensione, in cui i ragazzi fanno dei laboratori. E quindi vedono il Museo delle Scienze e poi cercano di fare delle attività, ragazzi di scuola primaria o secondaria di primo grado, e svolgono attività così. Poi turismo del patrimonio industriale e le visite di imprese in attività. Quindi questa potrebbe essere anche una classificazione che andiamo a adottare per definire delle categorie di turismi. Il turismo d'impresa si può definire attraverso la resa in termini turistici dei siti in attività, ma non solo delle imprese industriali. Quindi coinvolgiamo nella scoperta economica e nel turismo d'impresa delle imprese commerciali, delle imprese agricole, delle imprese artigianali, dei servizi, dei laboratori di ricerca che sono connessi con le imprese. Io penso a Chieri, dove hanno sviluppato il nuovo, non più nuovo, da qualche anno, un nuovo centro commerciale. C'è l'Ipercoop lì dentro, quindi grande distribuzione organizzata. Gli impianti della grande distribuzione organizzata, così come la logistica, possono essere una destinazione di turismo industriale. Tutto ciò che è ricevimento delle merci, conservazione, preparazione l'assortimento dei prodotti sugli scaffali, seguendo le regole di marketing, eccetera, danno l'idea di come l'impresa
proponga i suoi prodotti, i suoi servizi al cliente. Quindi uno stesso cliente che va come tale al centro commerciale può diventare turista d'impresa se lo vede dietro le quinte, no? Quindi questa è una possibile. Le imprese che hanno si compone questo turismo d'impresa che da imprese che hanno previsto un accesso organizzato e regolarizzato al pubblico, e quindi le visite d'impresa vengono ad integrare la strategia commerciale e o quella di comunicazione dell'impresa. Quindi vedete, è pianificato, no? Non arriva qualcuno che telefona e viene accolto in modo spontaneo. Oppure imprese che aprono le loro porte con una periodicità occasionale, legata a manifestazioni collettive quali quelle che vengono organizzate in Francia. Decidiamo che un certo giorno o in 3 giorni lungo questa settimana in tutta la Francia c'è un'iniziativa di imprese a porte aperte. Definiscono come turismo del patrimonio industriale quello che prevede la resa in termini turistici dei siti di produzione che non sono più in attività. Quindi fanno parte del patrimonio industriale le officine, ma anche le macchine di produzione, gli oggetti o i prodotti che sono fabbricati in queste impianti, così come anche il savoir-faire, no? Le abilità, le conoscenze, e distinguono alcuni tipi di musei. Quindi queste sono delle modalità. Per quanto riguarda il turismo scientifico, abbiamo musei scientifici e centri della cultura scientifica. Spesso, se voi notate in Francia, anche andando verso la Costa Azzurra, nell'autostrada, ci sono i richiami dei cartelli lungo l'autostrada che vi dicono l'uscita tale c'è questo polo di ricerca, oppure c'è questo museo. Quindi abbiamo una serie di fattispecie che rientrano nel turismo scientifico. Per quanto riguarda l'Italia, quali potrebbero essere, al di là delle esperienze che vedremo tra poco, alcuni siti interessanti? Turismo industriale di Vicenza, credo che questo l'abbiate già considerato tra gli esempi che potrebbero fornire utili indicazioni. Quindi gli ambiti di visita del turismo industriale vanno dall'archeologia industriale ai musei d'impresa, dalle visite ad aziende ai distretti industriali, dai villaggi industriali agli spacci aziendali. Quindi è ampio, il numero di imprese che sono coinvolte è elevato, vedremo ad esempio alcuni dei settori coinvolti, è un fenomeno che è partito e che come una valanga, ma buona, una valanga benevola, si è ingigantito nel tempo. L'elemento centrale è la visita turistica ai luoghi, strutture e oggetti che portano alla conoscenza diretta delle persone, metodologie, strumenti e processi delle attività produttive. Persone, abbiamo fatto un accenno ieri agli imprenditori, alle conoscenze che sono embedded, dicevano stamattina, no? In un territorio, è anche un modo per conoscere questo. Quali settori si possono visitare? Archeologia industriale, villaggi industriali, musei di impresa, distretti industriali, outlet e spazi aziendali. Cioè, villaggi industriali sono proprio in questi giorni, credo ci sia il film su Olivetti, no? Su Adriano Olivetti, credo che riguardi. È un'impresa che ha condizionato in termini positivi attraverso una vision anche l'architettura e il modo di vivere di una città, di un territorio. Abbiamo a Torino, lungo il corso che va a Rivoli, verso Rivoli, c'è il villaggio Leumann. Quindi di nuovo manifatture che prevedevano abitazioni e servizi sociali per gli addetti. Quindi dall'impresa, dalle attività, si parte per vedere le abitazioni, il modo di vivere di un certo periodo. Poi abbiamo già accennato i distretti industriali che, essendo caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole imprese, offrono varie opportunità. C'è un menu molto ricco di attività. Outlet e spazi aziendali
si può andare all'outlet, pensate alla loro piana, Kashmir, lungo l'autostrada nella bretella di Gravellona Toce c'è l'outlet, si guarda l'outlet, ma si vuole poi dall'outlet andare verso le valli del Biellese dove hanno gli stabilimenti e si può anche proseguire in questo senso. Quindi uniamo un interesse commerciale a un interesse culturale, insomma. Ecco, alcune notizie che sono state diffuse, il giornale di Vicenza, 8 maggio 2012, quindi piuttosto recente per quanto riguarda il commento ed il bilancio dell'iniziativa, l'ho riportato perché risponde anche un po' alle domande contenute nelle carte, no? In merito a risultati, evidenze e attori coinvolti. Siamo arrivati ad oltre 4.000 visitatori nella terza edizione di Fabbriche Aperte, quindi è presumibile che troviate poi anche dei dati sulla seconda e sulla prima edizione. Iniziativa turistica dedicata alla scoperta della realtà economica locale promossa da Vicenza E. E quindi andiamo a vedere chi è Vicenza E, cioè potreste andare a vedere chi è Vicenza E, ma qua viene già detto che c'è la collaborazione di Confindustria e delle associazioni di categoria, quindi probabilmente in relazione alle dimensioni delle associazioni industriali possono avere al loro interno degli uffici studi che sono in grado di darvi un semilavorato dei dati che vi risparmia un sacco di tempo, perché conoscono i loro associati, periodicamente conducono delle indagini sulla vitalità, fanno dei comunicati stampa e contattano i media per raccontare qual è dall'osservatorio congiunturale della Confindustria l'andamento dell'economia e dunque un'intesa, una sinergia, una collaborazione può essere utile. 30 le aziende operanti in 15 settori diversi che domenica hanno aperto le porte al pubblico. Hanno partecipato tra gli altri anche alcuni tour operator provenienti da Brasile, Russia, Cina e Corea che hanno visitato alcune aziende al di fuori del circuito Fabbriche Aperte come, e qua alcuni nomi, a Torino l'Aurora Penne è visitabile ed è vicino a Pescarito che abbiamo visto di questa mattina, abbiamo visto la vista dall'alto, insomma. E quindi al centro delle visite anche le ceramiche, il tornio, quindi ceramiche l'abbiamo visto che esistono anche qua, aziende meccaniche, quindi tutto ciò che è meccanica collegato a tornio ad esempio, il mulino, torniamo alla filiera di cui ieri abbiamo visto un nodo molto importante, laboratorio di tappeti a razzi, tutto ciò che ha a che fare, scusate, con tessitura, in particolare produzione in questo caso di materiale per arredamento. Quindi queste sono alcune iniziative. Fabbriche Aperte ha chiuso con un risultato molto positivo rispetto alle edizioni, quindi questo era 2012 e qua abbiamo 2013. Quindi abbiamo quasi 10.000 visitatori rispetto ai 3.700 dell'edizione dello scorso anno, con richieste di estendere l'orario perché è una bella impennata, 3.700 contro 10.000. Quindi entro il mese è previsto un incontro con le aziende partecipanti a Fabbriche Aperte, regione, provincia, comuni, quindi qual è il tavolo, come facciamo a fare una common agenda, chi coinvolgiamo per una common agenda, questi attori locali, questi stakeholder. Vengo alla più volte accennata iniziativa di Federchimica, quindi associazione di categoria di Confindustria che raccoglie le imprese del settore chimico, che è molto ampio. Per chi non lo sapesse, una stessa impresa nell'ambito di Confindustria viene classificata secondo una tabella a doppia entrata. Una è base territoriale, l'altra è settore. Quindi abbiamo delle imprese del Salento, diciamo della provincia di Lecce, che quindi possono far parte dell'Unione Industriale di Lecce, che si inquadrano anche, se sono del settore chimico, nella Federchimica. Quindi abbiamo una doppia entrata che può riguardare, però è interessante perché nel 1987 c'è stato un momento in cui le imprese del settore chimico hanno avvertito la necessità di
aprire le porte per un clima piuttosto di diffidenza ostile che si stava maturando nei loro confronti. Quindi pensate alle vicende che avevano coinvolto varie fasce di popolazione e vari territori, quindi magari fenomeni di diffusione di inquinanti che hanno portato a quelle che possono essere chiamati dei disastri ambientali, e quindi questo ha fatto sì che ci fosse una domanda di conoscenza di quello che capitava nelle imprese. Un'analoga iniziativa erano state compiute negli Stati Uniti, quando in seguito ad incidenti industriali c'è stato un movimento contrario, quasi un neoluddismo, e quindi le imprese hanno detto si può far finta di niente. Nelle slide della presentazione che ho ancora usato stamattina ci sono i modi di reagire di solito delle imprese, che sono nego, oppure ammetto ma faccio finta di niente, ammetto le mie responsabilità e cerco di, quarto, quella che si chiama proactive, cerco di anticipare, no? Quindi di fronte al dubbio, se io sono a posto con il modo di operare, eccetera, apro le porte. Quindi nel 1987 è stata avviata questa iniziativa, scelta strategica di trasparenza. Sottolineo il termine strategica perché stamattina abbiamo detto, quando scriviamo questa agenda comune non guardiamo a un anno, guardiamo strategicamente a un medio e lungo periodo. Si fa questa iniziativa, si organizza, ma si chiede anche un impegno alle aziende per proseguirla nel tempo. Oltre 600 gli impianti e laboratori chimici di piccole, medie e grandi dimensioni, e quindi di tutti l'ampia numerosità legata al settore chimico, come settori produttivi che aderiscono alla chimica, che hanno aderito appunto a questa iniziativa. 2011, anno internazionale della chimica, ha rappresentato un'occasione importante di apertura per tutte le imprese. Diventa un veicolo per aumentare quella che nel primo giorno, cioè che poi è ieri, ma sembra passato tanto perché ci siamo detti tante cose, consolida quella license to operate, no? Questo diritto di cittadinanza che deve avere questa impresa, questa autorizzazione ad operare non scritta, che non fa parte delle autorizzazioni che deve rilasciare la regione, la provincia o il comune, ma del consenso che matura attorno ad un'attività economica. C'è un sito di turismo industriale nuovo, quindi un paio di mesi fa mi pare che non ci fosse, nelle mie periodiche browsing di internet ho trovato questo, interessante aver registrato il dominio perché comunque è molto ampio e può anche attrarre. Si possono compiere delle ricerche per regione o delle ricerche per tipologia. I casi attualmente considerati sono molto significativi, aderiscono un po' alle guidelines che ci siamo detti in termini di esperienza trasformante e via di questo passo. C'è ancora tantissimo da fare, cioè ci sono anche dei settori che sono attualmente non ancora coperti, quindi l'operare in rete può anche significare che un'organizzazione che opera per il turismo industriale in Puglia possa avere una vetrina virtuale, oltre alla sua propria, anche attraverso un portale come questo. Vedete, in questo caso c'è una attenzione ai musei d'impresa, ma anche ad altre iniziative legate ad imprese che funzionino, quindi proposte, fabbriche, ricerca per regione, ricerca per tipologia. Questo dovrebbe funzionare a differenza dei link che non funzionano. Il progetto Made in Padova vuole scoprire e far conoscere le eccellenze del territorio padovano, musei di impresa, aziende, outlet. Vedete un po' che questo movimento che ieri e anche oggi abbiamo proprio l'idea che sta poco per volta prendendo una sua fisionomia, ha alcuni tratti in comune già, quindi lo facciamo rientrare nel turismo di scoperta economica, riguarda musei di impresa, aziende, punti commerciali, quindi archeologia industriale, visite aziendali, distretti industriali. Questo ve lo farò vedere attraverso queste vie più o meno descritte nelle carte, cioè dalla singola impresa all'aggregazione di imprese, che è un qualcosa di abbastanza nuovo. Poi c'è Musei Impresa, associazione italiana di cui stamattina vi ho dato qualche cenno, che è promossa da Assolombarda e da Confindustria, quindi vuol dire Assolombarda
l'Associazione degli Industriali di Milano e Provincia, ma anche Confindustria a livello nazionale. Quindi ci si può aspettare che, dovendo trovare un partner per iniziative locali, anche la Confindustria locale sia un attore da considerare. Promuove alcune mete di turismo industriale, musei e archivi aziendali e comusei e archeologia industriale. In questo caso, come vi ho anticipato accennandovi a quel libro edito dal Touring Club, c'è una particolare attenzione a quel patrimonio di conoscenze depositato e consolidato, musei e comusei e archeologia industriale. Interrompetemi se volete sapere qualcosa di più, se c'è qualcosa che sfugge e che... su cui ritenete che sia troppo rapido. La via dell'energia, più volte vi ho detto che l'energia è un tema che tocca tutte le attività, anche questa, abbiamo bisogno di energia per proiettori, per le lampade, per i computer, eccetera. Questa si riferisce ad un'iniziativa delle centrali elettriche della Lombardia, ma come vi ho anticipato in alcune insieme di territori regionali ci sono già delle iniziative volute spesso dall'Enel per far conoscere le centrali, quindi presentazione di un itinerario di visita tra le centrali elettriche della Lombardia. Quindi è interessante perché le centrali elettriche possono intanto contenere delle tecnologie diverse per la produzione di energia elettrica, a seconda che l'energia elettrica venga prodotta da bacini che sono collocati in alto rispetto alla centrale, quindi per caduta che si sfrutti l'energia cinetica dell'acqua, quindi avrò turbine di un certo tipo, che vengono collocate in edifici di un certo tipo, per cui ci sono delle bellissime centrali elettriche, allora venivano costruite con un'attenzione particolare, c'è proprio una parte di archeologia, di architettura industriale direi, che anche ben riportata in tanti libri con fotografie ben fatte. È diversa una centrale lungo un fiume, e quindi una centrale che ha delle turbine adatte a sfruttare l'acqua fluente, come si dice, cioè le portate rispetto ai salti, e quindi di nuovo troviamo degli edifici diversi, e per cui il tema dell'energia è interessante, però possiamo trovare grandi centrali termoelettriche e quindi cambia completamente il panorama. Possiamo trovare, abbiamo detto, le wind farm piuttosto che i campi fotovoltaici, anche questo deve essere opportunamente spiegato e visitabile, ma è diverso il grado di intervento di chi pianifica le attività per una visita, perché alcuni sistemi sono statici, pensate ai pannelli fotovoltaici, altri sono dinamici come le pale eoliche, ma non fanno neanche, c'è un certo livello di velocità e via. Diverso è l'ambiente di una centrale che sfrutta appunto l'acqua, la caduta dell'acqua, la portata di acqua. Collegato con la via dell'energia, quindi determino i nodi, stabilisco i segmenti, faccio la via dell'energia, poi lancio un'iniziativa. Centrali aperte, iniziativa dell'Enel in corso dal 2002, finalizzata a far conoscere al pubblico le modalità e gli standard ambientali con cui viene prodotta l'energia. Le centrali visitabili appartengono alle diverse categorie. Nel CD o nel DVD trovate due bellissimi filmati d'epoca, ma non troppo d'epoca, uno che riguarda lo sfruttamento dell'energia geotermica di Larderello, quindi le evoluzioni. L'ho messo collegato al primo giorno perché è una cosa spettacolare il modo in cui i soffioni escono, quindi si sprigiona energia dalla terra, e quindi è molto vicino alla come trasformazione a natura e uomo che interagiscono. L'altra è una grande centrale termoelettrica di Genova, un filmato, quello sì, d'epoca, che dà l'idea però di tutto ciò, dell'apparato costruttivo e organizzativo legato alla costruzione e all'ampliamento di una centrale. Naturalmente, essendo variegato il paniere centrali elettriche di cui dispone l'Enel, si possono pensare a visite legate a tutte le modalità. E creare un evento, però, perché io, se non lo comunico all'esterno, manca la scintilla, l'innesco per dire c'è questa iniziativa in corso. Legato alle visite
di impresa dell'esperienza francese e secondo me interessante perché si vede la visita d'impresa, ma vengono anche intervistati i turisti. C'è questa esperienza che riguarda un'azienda che ricicla vetro. Quindi abbiamo visto che anche qua in Puglia ci sono alcune imprese del settore valorizzazione dei rifiuti che hanno delle certificazioni ambientali. È un trend diffuso in Italia l'apertura dei cancelli di queste aziende alle visite aziendali. Proporrei di vedere quello che accade in Francia in un'impresa che aderisce a tutto il circuito delle fabbriche aperte e del turismo di scoperta economica. Sono 3 minuti e mezzo. Après, dans le détail, on ne sait pas. On sait qu'il y a un tri, mais comment il est fait, on ne sait pas. Donc voilà, ça sera intéressant de connaître toute la chaîne. Messieurs, dames, bienvenue à toutes et à tous. Je vais donc vous proposer bien, ce matin la visite, la découverte du site Solovert, son histoire et son activité. Je vous proposerai un premier temps en salle, avec une présentation vidéo notamment. On est dans le développement durable, l'écologie de plus en plus. Ça permettra de voir un peu où vont nos déchets. Ça permet de découvrir comment fonctionnent les entreprises, le recyclage pour Solvair. C'est intéressant, ça permet d'améliorer sa façon de trier. Nous allons pouvoir partir en visite. C'est que chaque citoyen français ne prenne pas conscience que le tri, c'est le tri. C'est pas la poubelle que le recyclage. Alors avant que chacun fasse un effort pour qu'il puisse y avoir du verre qui soit à recycler, mais déjà propre. Le site qui est grandiose, impressionnant par sa taille, par le bruit et par sa complexité. Parce que trier le verre, c'est complexe. On voit les différents aspects de l'arrivée du verre jusqu'au traitement avec les différentes étapes. Avec même les moments d'analyse des échantillons en mer. C'est une usine intéressante à visiter. N'importe qui peut apprendre quelque chose, surtout pour les enfants. Je pense que ça peut bien sensibiliser les enfants au recyclage et voir l'importance que ça a. J'aime bien ce genre de visite, surtout sur un tissu local, je dirais. En ayant vu l'outil à fonctionner de cette façon-là, je ferai la communication comme elle se doit. Justement, il y a beaucoup de choses dont on prend conscience, nous-mêmes. Et les visiteurs, et elle nous permet de faire le lien avec d'autres entreprises qui sont liées au verre, à l'eau ou encore d'autres thématiques. Direi breve ed efficace. Si può commentare, direi almeno così. Ci sono alcuni aspetti che sono legati direttamente ai costi che implica una visita d'impresa, su cui abbiamo rapidamente sorvolato, ma che vanno considerati. Tutto ciò che è sicurezza, elmetto, occhiali e altro, in questo caso è così. Se voi andate nelle aziende che operano trasformazioni nelle
come si chiama, nella ricerca, nell'informatica o nelle tecnologie avanzate, venite scafandrati, cioè venite vestiti o con dei camici o con delle cuffie, questo capita anche nelle aziende del settore alimentare, e con dei calzari, sono dei costi che l'azienda, in questo caso c'è una guida dell'azienda e quindi una persona che organizza la visita. Quello che non si vede qua, ma è che è interessante e richiama l'idea della filiera, è che entrando in questo paese c'è una rotonda, i francesi sono appassionati di rotonde e noi abbiamo ereditato questa moda, c'è una rotonda sia da una parte all'entrata che all'uscita del paese, con dei giochi di luce bellissimi che da lontano si vede qualcosa che brilla, determinati dal vetro, dai cocci di vetro o da costruzioni realizzate. C'è una piramide, io ho foto di tanti anni fa, una piramide fatta con strati di cocci di vetro di diversi colori. Quindi c'è un richiamo, ti chiedi ma qua cosa c'entra questa costruzione? Quindi non è le rotonde non sono solo per ordinare il traffico, servono anche per comunicare qualcosa, e in questo caso sono proprio delle vere e proprie installazioni, si potrebbe quasi chiamare land art, che serve per un richiamo, destare un interesse verso e poi c'è tutto il tema della sostenibilità dell'azienda e del ruolo che l'azienda ha in un, quindi una di tanti, trovate veramente molti esempi per quanto riguarda le industrie francesi e le fabbriche aperte. Quindi potete sbizzarrirvi quanto basta. Ecco, ad esempio, sono nell'imbarazzo della scelta. Una molto semplice che potrebbe essere vicino ad una realtà locale, ma una realtà che si può trovare in qualunque, scusate, in qualunque posto, è questa. Si chiama Crudimont, quindi la storia dell'impresa, quindi perché vediamo questo filmato? Perché queste aziende rientrano nelle iniziative di Découverte Économique in Francia in ogni filmato c'è sempre l'aggancio alla Camera di Commercio, quindi la Camera di Commercio crea dei video per divulgare l'iniziativa, quindi noi fino ad oggi non sapevamo dell'iniziativa o cosa, con parole chiave Découverte Économique ne troviamo una lunga lista. Sappiamo che c'è una Camera di Commercio dietro. Sono trasformazioni semplici, si lava la verdura, c'è una cernita e poi si pulisce. L'igiene come elemento che viene considerato. Ça, on a quand même des soucis, des contraintes administratives d'ordre général qui sont énergivores. Et, le chef d'entreprise aurait beaucoup mieux à faire à s'occuper de ses clients, de son personnel, de ses installations, de son matériel, que des fois de se perdre dans des méandres administratifs. Vraiment perdre beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si on est destiné. Quand on a vécu dans le milieu de l'entreprise, tout au moins, puisque mon papa était maraîcher, tout au moins dans le milieu agricole, c'est des personnes indépendantes et qui gèrent leur entreprise, somme toute, bien
bien que j'ai été salarié aussi avant de venir à Saint-Denis. Je n'ai pas toujours travaillé près de moi. Mais effectivement, on a un petit peu la fibre à vouloir prendre des décisions soi-même et à faire avancer le bateau, surtout quand il est familial. Ecco, vi segnalo, e non li vediamo perché non è il caso di fare il cineforum come si faceva una volta, ma che c'è una cartella che si chiama Laboratori dal Basso, visite, e ci sono le acciaierie Valbruna perché, come vi ho anticipato ieri, vengono visitate dall'Associazione degli Ingegneri Meccanici, e quindi è una visita di tipo tecnico. L'aspetto interessante è che qualcuno pensa poi di tradurle in video, di metterle su internet, e questo fa parte di una comunicazione di impresa, se lo fa l'impresa, ma anche dell'Associazione degli Ingegneri, ma potrebbe essere una comunicazione di territorio. Poi abbiamo un impianto di trasporto di calcare in cementeria, questo l'ho inserito perché dà l'idea di problematiche invece che bisogna affrontare, troppa polvere, quindi ci sono delle aziende che non sono adatte, quindi bisogna poterle escludere per prevenire problemi. Poi abbiamo, facciamo che far così, così le vedete tutti, qualcosa del settore cuoio, che è interessante, anche lì c'è molta manualità, oltre che la scelta delle pelli, eccetera. Una latteria, latteria museo in questo caso, quindi andiamo nel discorso più di museo d'impresa. Poi Taranso è un'altra impresa francese, in questo momento non ricordo. Terra del Danubio è bello come visita perché si fanno i mattoni, quindi si impasta qualcosa. Abbiamo sentito parlare ieri dell'essersi realizzato i mattoni in refrattario. Ecco, questo è un aspetto anche importante, il famoso Moon Lab, di cui magari vedremo qualcosa dopo, a Cambiano permette questo. Poi aziende che fanno specchi, la Coca-Cola, il tour alle cave di marmo di Carrara, questo potrebbe fornire delle utili spunti per le cave che sono attualmente operanti qua nel territorio e via di questo passo. Quindi ci sono una serie di visite d'impresa che ho cercato di rendere dal punto di vista video, selezionandole per quello che ritengo possa essere significativo. Vediamo finalmente quello che è il quarto modulo, che sono... Dove sono andati a finire? Non era il quarto, ma era il terzo. Scusate, le via Cards, laboratori dal basso, vie. Ecco, vorrei vedere almeno un po' di video che sono legati a visite che potrebbero essere interessanti per il territorio. Uno è la via del marmo, quindi legato al materiale lapideo in generale. Abbiamo visto, ci sono le cave che si attrezzano per delle visite, ma si è creato un itinerario, Massa Carrara, si è creato un itinerario. Quindi vedete alcuni degli aspetti che vengono con i quali è possibile che i visitatori entrino in contatto. Questo lo passiamo velocemente perché per un po' ho avuto il sospetto che fosse una inserzione pubblicitaria dell'Astra, perché si vedono le meraviglie che fa questo camion, però si vede anche qual è l'ambiente in cui si va a fare una visita d'impresa. Usciamo di qua e compriamo tutti un Astra. Certo, si può fare. Ecco qua, questa non è Astra, però cioè, le masse in gioco, i pesi in gioco sono spettacolari. Vabbè, comunque.
Ah, ecco. Va bene, questo possiamo... Ecco. Questo è il menu ed è quello che è collegato alle vostre carte. Quindi i link dovrebbero portare a questi filmati, ma se avete dei dubbi io vi regalo i filmati e così siete a posto. Allora, beh, ci sono alcune cose che ho scelto non a caso, evidentemente, perché abbiamo un viaggio nelle miniere, la pasta industriale, il settore cartario a Lucca, la scuola del cuoio, abbiamo il parmigiano reggiano, fasi di lavorazione, il settore florovivaistico di Lucca, Mondovì, Cuneo, primo museo della ceramica, la lavorazione della seta, peccato non ci sia più il nostro testimone, poi il vetro di Murano, la storia di Progetto Mosaico, Alberto Angela racconta il sughero, questo è anche molto interessante perché è proprio agro-industria, poi Kashmir, i cinque sensi, esperienza totalizzante, la via del ferro delle prealpi orobiche, la regione Veneto e, vedremo che cos'è, il Poggione, olio extravergine di oliva, è segnato perché è una azienda agricola toscana che rende possibili le visite aziendali. Ma ti dico già, attraverso dei video che rendo disponibili su internet, quello che puoi vedere qua dentro. Quindi, però bisogna fare in modo, credo, di non dire tutto, o meglio... Ecco, un assaggio o il fare in modo di creare curiosità. Dove è andato? Vediamone uno che potrebbe essere, beh, cominciamo da questo, la vera pasta industriale. Senti come parla questa, signorina. La storia della pasta italiana, questa è la patria dove sono nati i maccheroni, che significa pasta essiccata fatta con la farina di grano. Deve essere rigorosamente grano duro, quello che si chiama semola. Viene impastata con acqua, si forma l'impasto. L'impasto viene compresso su un'altra fila. Maccaroni, e questa parola deriva dal verbo maccare. Maccare significa schiacciare, e gli spaghetti venivano ottenuti per la pressione dalla trafila. Questa è la famosa strada dei maccheroni, perché nel 1800 tutti questi palazzi erano pastifici. La pasta veniva appesa fuori sulle canne, gli spaghetti lunghi, e stavano tre giorni al sole e all'aria, e grazie a questa posizione della montagna e del mare. Quindi la ventilazione naturale era capace di asciugare perfettamente. Mentre oggi vengono utilizzati dei forni dentro i quali la pasta viene introdotta e lentamente si asciuga.
Immagino che di pastifici ce ne siano anche qua, no? Quindi moltissimi. L'interessante è vedere intanto un filmato che viene tradotto anche in inglese, quindi può avere una ragione di tipo commerciale, voglio vendere la pasta, ma presento anche la mia azienda ad un pubblico che potrebbe essere un turista d'impresa, ad esempio. No? Quindi, e poi delle fasi, purtroppo una distanza dal prodotto più ampia rispetto a quella che abbiamo vissuto ieri. No? Perché per motivi di igiene e di automazione delle apparecchiature non è possibile al momento attuale una sperimentazione. Si può inventare un laboratorio della pasta a fianco, ma ci vuole qualche risorsa dedicata a quello. Possiamo vedere qualcosa a menu? Decidete voi che cosa può essere interessante. La carta Lucca, vediamo com'è. Allora, dove siamo andati? Il quarto, eccolo qua. Dunque vorrei capire se capita qualcosa spostandolo qui, aprendolo qua e poi trasferendolo da questa parte. Ok, Camera di Commercio di Lucca. Ci sono scoperte che cambiano per sempre il corso dell'umanità. Così è stato per la carta, la cui invenzione ha favorito lo sviluppo della cultura, della scrittura e del linguaggio. Sebbene la prima testimonianza sull'uso di questo materiale fondamentale risalga alla Cina del primo secolo d.C., soltanto molto più tardi la pratica necessaria alla sua realizzazione esce dai confini asiatici, arrivando alla metà del VII secolo in Islam e 500 anni più tardi nei paesi europei. A partire dal 1300, nel territorio lucchese della media valle della Garfagnana, zona ideale perché circondata dalle Alpi Apuane e bagnata dalle acque del fiume Serchio, si sviluppano le prime lavorazioni della carta. Con il tempo, grazie all'affinamento delle tecniche e alla qualità delle produzioni, Lucca diventa un punto di riferimento internazionale. Oggi i numeri del settore sono di straordinario rilievo, più di 170 imprese distribuite su 12 comuni, un fatturato di 3,5 miliardi di euro, oltre 5.000 occupati, componenti di un distretto produttivo in grado di intervenire, grazie alle tecnologie innovative e al personale specializzato, in ogni fase del processo, dalla produzione alla commercializzazione. A ciò si aggiunge la presenza di un importante indotto trasversale connesso alla realizzazione dei macchinari. Questa attitudine del nostro territorio a ospitare soggetti che producono carta si è ampliata ed oggi la produzione è divisa in due settori. Il settore che produce la carta tissue, cioè quella per usi domestici, per intendersi, è il settore che produce il cartone ondulato. Nel primo settore noi abbiamo l'80% della produzione nazionale, nel secondo settore abbiamo il 40%. Complessivamente posso dire che il settore cartario è il più importante comparto industriale, produttivo, manifatturiero della provincia. Per dare valore, diciamo, a questo distretto, io direi tre cifre, che sono i consumi di acqua, oltre 20 milioni di metri cubi all'anno, consumi di gas, che sono circa 500 milioni o superano anche 500 milioni di metri cubi, e consumi di energia elettrica pari a 1,8 miliardi di kilowattora. Questo significa che la produzione cartaria del distretto in ambito nazionale rappresenta oltre il 20% della produzione totale. Il distretto cartario lucchese è specializzato in due produzioni, il tissue e il cartone ondulato. Il tissue, cioè l'insieme delle carte per usi domestici e sanitari, è contraddistinto da una linea imprenditoriale dinamica. Ne sono protagoniste aziende di grandi dimensioni che, forti dell'eccellenza qualitativa e degli investimenti nella comunicazione e nel marketing, hanno ottenuto la quota prevalente del mercato nazionale. Il cartone ondulato, strettamente connesso alla carta per ondulatori a monte e agli imballaggi a valle, ha raggiunto in questi anni un alto grado di specializzazione. Tutte le aziende del territorio sono particolarmente attente all'impatto ambientale, sia nella scelta della cellulosa, che infatti proviene da foreste gestite in modo sostenibile, che nell'utilizzo della carta da macero, proveniente dalla raccolta differenziata. Le materie prime che vengono utilizzate in questi tre settori sono nel settore delle carte leggere o tissue,
è la pura cellulosa e in alcuni casi anche la carta riciclata bianca. Nel settore del packaging invece si utilizza quasi interamente carta proveniente da raccolta differenziata, quindi carta da macero, ed anche nel settore dei cartoncini si utilizza carta da macero. All'interno del distretto cartario si è sviluppato un sistema qualificato di servizi a sostegno della ricerca. Tra le iniziative più importanti, il Centro Qualità Carta, laboratorio indipendente di prove e test sui materiali a base di cellulosa, nato nel 1992 e accreditato in conformità alla normativa europea, e Città Sottili, laboratorio per la sperimentazione di nuove applicazioni del cartone. Il Centro Qualità Carta è un laboratorio di test, prove, certificazione e ricerca sui materiali. Nel laboratorio esegue tutte le prove più importanti, fisico, meccaniche e chimiche, sui prodotti a base di cellulosa, quindi una gamma molto ampia di produzioni, e svolge un ruolo di sostegno di servizi qualificati alle imprese del distretto proprio per supportarle nelle attività di sviluppo di nuovi prodotti, test più evoluti. L'attività oggi si è allargata anche in campo europeo, quindi non solo il distretto come punto di partenza, ma il mercato nazionale e il mercato europeo sono oggi i mercati di riferimento del Centro Qualità Carta. La Città Sottili nasce l'anno in cui è stato istituito il distretto cartario. Oggi Città Sottili è un marchio di Lucense, ma è anche un laboratorio che collega il mondo dell'architettura, della progettazione, della produzione, le aziende, in una sfida che è quella di fare innovazione. Altro componente essenziale per il mantenimento degli alti standard qualitativi e per continuare ad innovare è la formazione. Sul territorio sono stati attivati sia corsi di laurea di primo livello, sia corsi di specializzazione per la preparazione di figure professionali qualificate nella gestione dei processi aziendali del settore. Quindi possiamo, questo direi, legarlo alle dimensioni delle trasformazioni, consumo di gas, consumo di acqua, consumo di energia elettrica, a un ciclo produttivo piuttosto spettacolare, sia per le velocità che per le dimensioni dei blocchi di carta, una collaborazione con turisti d'impresa che sono i ragazzi di architettura o di chi fa design, quindi un altro tipo di, un'altra categoria di potenziali turisti d'impresa, e il legame di nuovo Camera di Commercio, Assindustria di Lucca, come e imprenditori naturalmente, il territorio, le ricadute sulle scuole, la formazione. Noi dicevamo le ricadute per cioè l'interazione tra impresa e territorio per formare delle persone in grado di entrare poi nelle aziende. Dopo Lucca, l'altro interesse era per olio extravergine di oliva, Poggione. Poggione lo andiamo a aprire qui e a spostare da questa parte. Quindi tenuta il Poggione, questo per analogia con masserie che possono già offrire delle proposte di visita. La storia della tenuta Il Poggione inizia intorno al 1850, quando Lavinio Franceschi acquistò i terreni sul versante maremmano dei Colli tra Montalcino e Sant'Angelo. Dopo più di un secolo, il lavoro di Lavinio Franceschi è ancora un punto di riferimento per i suoi eredi. L'attuale proprietario, Leopoldo Franceschi, ha portato l'azienda a livelli di altissima qualità. È sotto la sua gestione che il Poggione ha avuto onori e riconoscimenti in tutto il mondo. Considerato una pianta sacra da tempo immemorabile, fu portato in Italia dai coloni greci. Gli Etruschi iniziarono a coltivarlo in Toscana nel VII secolo a.C. e l'olio che si otteneva veniva usato non solo per scopi alimentari, ma anche per le cure del corpo.
Nella tenuta in Poggione, la porzione di territorio coltivata a oliveto si estende per 80 ettari, con 12.000 piante, molte delle quali secolari. La produzione di olio extravergine di oliva ha sempre rappresentato un'attività di rilievo per il Poggione. Leopoldo Franceschi sostiene che da sempre viene fatto e sempre sarà fatto. Dalla metà di ottobre fino a novembre, le olive vengono raccolte a mano sulla pianta, messe in casse e lavorate nel frantoio entro le 24 ore. Il processo di estrazione dell'olio extravergine d'oliva avviene rigorosamente a freddo, così da conservare intatti tutti i principi nutritivi e non alterare, ma esaltare, le caratteristiche organolettiche. L'obiettivo di Leopoldo Franceschi è quello di ottenere una bassa resa a favore di un'altissima qualità. L'olio extravergine di oliva che produce è il frutto di questo impegno, un prodotto con bassissima acidità di colore verde con riflessi giallo-oro. All'olfatto si avverte molto gradevole il profumo dell'oliva, con una piacevole nota di carciofo. Al gusto è fruttato, intenso, tipico e con lunga persistenza. L'olio extravergine di oliva della tenuta in Poggione è un prodotto di eccellenza ottenuto anche grazie all'ambizione di Leopoldo Franceschi, alla sua gestione moderna e dinamica e agli investimenti mirati che consentono all'azienda di collocarsi ai primi posti in Italia per la produzione di olio. I riconoscimenti provenienti da tutto il mondo rappresentano un ulteriore stimolo all'inarrestabile cammino verso la qualità di Leopoldo Franceschi e della tenuta in Poggione. Quindi abbiamo visto la pubblicità della tenuta in Poggione, ma ci sono alcune informazioni interessanti quando il tema è destagionalizzare il turismo, cioè luglio-agosto sono i punti in cui c'è, però il turismo legato all'agroindustria segue i tempi della natura, no? Quindi se io vado a visitare un frantoio o una cantina non nel momento della vendemmia o della raccolta delle olive, trovo uno stabilimento statico, quindi devo creare qualche interesse attraverso o delle animazioni o delle postazioni multimediali o attraverso degli assaggi o attraverso degli assaggi molto più o meno assortiti, insomma, di prodotti. Se invece riesco a organizzare delle visite settembre-ottobre, ottobre-novembre, a seconda dell'uva piuttosto che olive, vedo le macchine in movimento. Quindi io questo l'ho voluto mettere perché il ciclo produttivo, appunto, non siamo in un'azienda manifatturiera che elabora e trasforma prodotti tutto l'anno. Avviene, lo puoi vedere nel momento, fa spettacolo, penso delle cantine sociali dalle nostre parti, fa spettacolo anche l'arrivo dei trattori, lo scaricamento dell'uva, lo spostamento attraverso la vite senza fine, quindi l'uva che va a confluire nelle vasche in cui poi si sposta. Anche, scopre anche che c'è una parte ipogea di queste cantine sociali, poi ai tini. Se vado in un altro periodo mi trovo dei tini più o meno refrigerati, mi trovo delle botti e allora devo inventare qualcos'altro. Nello champagne quello lo fanno benissimo, il qualcos'altro, perché ti comunicano l'opulenza di castelli o di residenze architettonicamente che ti stupiscono, ti comunicano l'opulenza attraverso gli arredamenti, attraverso le sale, e quindi sei abbagliato da queste cose. E poi hai, se vorrete vedere nel filmato, centinaia di metri di cantine con le pupitre e tutto ciò che serve per la maturazione dello champagne. Ma ecco, ti stupiscono proprio per i filmati, per la qualità, il livello degli arredamenti, degli ambienti, la qualità della visita. E poi
pagando appunto tariffe differenziate, l'assortimento degli assaggi che puoi fare. Idem per quanto riguarda cognac o altro, cioè tu vedi delle botti di rovere, pensate anche al porto, vedi delle botti di rovere, sì, fanno scena, fanno spettacolo, possono essere, però è il prodotto che viene ad essere esaltato e i racconti, se non vai in un momento in cui confluiscono le materie prime. Lì c'è una che non riesco a trovare, che mi è piaciuta tantissimo, che era il sale, una visita alle saline fatte qua in Puglia, a piedi nelle saline o in bicicletta, molto carino. Quindi ho detto, chissà se lo sanno di questa iniziativa, l'avrò piazzata in qualche altra, vediamo un po' se nella cartella di prima. Dunque, faremo un brevissimo intervallo in modo che io possa cercarlo. Mentre, a grande richiesta, vi propongo un prossimo filmato. Ditemi che cosa gradite. Biella, città della lana. No. Prego. Questa? Va bene. Ah sì, questo è interessante perché sono le fattorie didattiche. È un'iniziativa che funziona anche in Piemonte. Di Verona, all'ospedaletto, ecco, di Descantina, e siamo appunto in compagnia con Marcella Alberini, della fattoria Casa Mia. Signora Alberini, il vostro è uno dei, anzi è il primo agrinido in Italia. Ci vuole spiegare questa esperienza che è assolutamente unica? Beh sì, di fatto è appunto un'azienda agricola che ha aperto le sue porte per bambini molto piccoli, bambini da 9 a 36 mesi, per cui sì, ci onorano di questo nome, Agrinido, primo in Italia, insomma ne siamo onorati, ed è una bellissima esperienza che nasce appunto da una mia predisposizione, quindi da un'apertura sostanzialmente di questa azienda come Tag Smut, quindi dall'ospitare inizialmente appunto bambini, pochi bambini, insieme appunto avvenuti insieme un po' alla crescita di mia figlia. Da lì abbiamo proprio capito che il componente natura e prima infanzia bambini era veramente un connubio perfetto. Abbiamo iniziato tutto un iter, soprattutto mio marito ha seguito tutta la parte proprio burocratica anche per realizzare un servizio della prima infanzia appunto in un'azienda agricola. Sì. Quali sono i punti qualificanti, o meglio, che cosa vede nei bambini che frequentano il suo agrinido di diverso rispetto ai bambini di un nido comune? Beh, innanzitutto qui si cerca di abbassare anche quello che è un po' il ritmo che purtroppo le famiglie al giorno d'oggi vivono, insomma, ritmi molto veloci. Il bambino arriva qui, inizialmente magari anche un po' agitato perché alla mattina i preparativi sono sempre molto veloci, però semplicemente affrontando una passeggiata o comunque andando in giardino, proponendo delle attività comunque che investono l'azienda agricola, vediamo già che il bambino tende veramente a calmarsi e a recuperare quasi un suo equilibrio naturale, possiamo chiamarlo. È molto molto bello vedere questa cosa, e le famiglie apprezzano molto appunto tutto questo stile, un po' anche se vogliamo di una volta, che viene un po' recuperato. Benissimo, oggi appunto avete aderito naturalmente alle fattorie didattiche, alla giornata dedicata alle fattorie didattiche aperte, e come sta andando la giornata e qual è la sua impressione rispetto a questa nuova edizione? Noi siamo veramente soddisfatti quest'anno perché la regione veramente ci ha stupito, nel senso non stupito, però ci ha veramente supportato facendo tantissima pubblicità, reclamizzando tantissimo questo evento. Abbiamo avuto un sacco di telefonate tutta settimana, ma anche da 15 giorni a questa parte, anche oggi, cioè la risposta delle famiglie è veramente di credere in questi progetti. Vediamo che la tendenza proprio è di ritornare nella natura, chiedono molto degli animali, comunque anche delle merende cosiddette, insomma, e sicuramente sane, che trovano in una fattoria rispetto, insomma, ad altri posti, ecco.
Quindi la vostra esperienza serve naturalmente anche a creare quel connubio che la stessa Regione Veneto si pone come obiettivo, che è quello della conoscenza attraverso l'agricoltura del territorio e ovviamente una qualità accresciuta della vita, anche della vita proprio dei più piccoli. Sì, sicuramente le famiglie al giorno d'oggi ricercano questo, io credo soprattutto nei fine settimana quando c'è la possibilità, veramente le famiglie si muovono per andare nelle fattorie, nelle aziende, ma anche semplicemente dove ci sono spacci, occasione anche di andare a prendere proprio le cose che utilizziamo per il menù dei bambini anche in Lessinia, e vediamo che anche nelle Malghe c'è tantissima affluenza, cioè sta veramente crescendo questo, questa voglia delle famiglie di ritornare a un benessere e alla natura, proprio direi che siamo proprio in questa fase con le famiglie, io lo vedo tutti i giorni perché proprio le mamme mi chiedono tantissimi consigli dove comunque prendere determinati prodotti e puntano anche loro molto sul territorio, sulla filiera corta, stanno proprio capendo anche le terminologie e cercando anche loro di comprare in questo modo, e per me è importantissimo in questo momento. E ringraziamo Marcella Alberini per questo impegno, per la sua attività. Noi ci spostiamo da Ospedaletto di Pescantina a Sona, linea allo studio. La ringraziamo anche noi perché ci ha dato l'occasione di vedere un modo diverso di vivere un'iniziativa a porte aperte. No, abbiamo detto, siamo nell'insieme più ampio, Découvert Économique, quindi a scoperta economica, ci sono anche le aziende agricole, si può vivere in modo diverso. L'altro aspetto che a me è interessato di questa testimonianza è si rivolgono a me e io li collego ad altre imprese per i prodotti, e quindi sono imprese però accessibili che posso andare a visitare come consumatore. Consolido ciò che credo nei confronti di un prodotto coltivato o ottenuto attraverso tecniche agricole appropriate, insomma. Quindi questo è il motivo di questo inserimento. Avevo sentito dire, ecco, questa c'è una via dell'olio da Palese verso Bitonto, questo credo che lo conosciate più che bene. Che cosa può ancora essere interessante? Ecco, prego, mi dica il numero. Ah, il Garda, scusi, sì sì. Del lino. Lino, canapa, poi Biella, città della lana. Per quanto riguarda la canapa, c'è un ecomuseo della canapa a Carmagnola, vicino a Torino. Ci sono iniziative, c'è un'associazione di pensionati che una volta facevano le corde con la canapa e quindi vi fanno vedere e vi fanno sperimentare direttamente come si filava la canapa per fare delle corde. Poi abbiamo scelto anche la canapa, ma anche a queste fibre. A Salò, la via Cure del Lino sintetizza una non dimenticata pagina d'altri tempi del centro gardesano. Questa via è stata teatro di un'industria tipica che nell'età dei liberi comuni, fino alla rivoluzione industriale di metà 800, fece prosperare molte famiglie, la lavorazione del refe. È bene sottolineare l'enorme importanza che il lino ebbe nel nostro territorio e a cui molte casate provenienti dai territori limitrofi a Salò e non solo, vi si indirizzarono. Dedicandosi con arte e passione ad un'attività secolare, la cui origine può farsi risalire al basso Medioevo, anche molte famiglie salubiane ne trassero notevoli vantaggi economici che le fecero agiate. Numerosi sono gli storici e storiografi che danno ampia testimonianza di questa attività e del buon nome che per questo la città di Salò godeva in Europa. La lavorazione partiva dal lino greggio, prelevato in autunno dal Trentino, dalla Bassa Bresciana, dal Cremonese e dal Mantovano, e si pettinava a Salò. Poi veniva mandato per la filatura nel Trentino e nelle valli bresciane, da dove dopo l'inverno ritornava nuovamente a Salò per la torcitura affidata agli uomini e per l'imbiancamento cui prevedevano invece le donne. Fondamentale nel ciclo produttivo del lino era l'imbiancatura effettuata sulle cure.
Si trattava di appezzamenti di terreno a lago coperti di ghiaia, sulla quale si stendeva il lino da febbraio a settembre. Durante questo periodo il lino veniva immerso in bagni di lisciva e battuto su tavolette di pietra. Sulla ghiaia esso veniva innaffiato ogni giorno, sino a quando l'imbiancatura non fosse uniforme. Gli storiografi attestano che il refe esposto al sole e bagnato nel lago acquistava quel candore che è il suo pregio. Il refe, dopo l'imbiancatura, veniva riposto in grandi recipienti di legno, avvolti in farina vecchia di frumento, che con la fermentazione procurava al filo di refe il candore. Veniva successivamente appeso a travi e in appositi locali e qui, privato delle scorie, e reso lucidissimo. Il prodotto lavorato veniva poi composto in matasse, rotoli, pacchetti, destinato alla clientela italiana e straniera. Varcava spesso i confini della terra italica per arrivare nei paesi del Mediterraneo e giungeva persino nella lontana India. I catasti locali dei primi decenni del 1700 testimoniano che la lavorazione del refe è certamente l'attività più importante dell'epoca. L'industria del lino era dislocata su tutto il territorio urbano, ma la via Curia del Lino rimaneva il centro propulsore e la sede più significativa di questa peculiare attività saloviana. L'andamento favorevole si protrae negli anni dispensando ricchezze e allargando i suoi confini. Le ditte operanti nel mondo delle refi raggiungono dimensioni tutt'altro che trascurabili, in grado di impiegare migliaia di lavoratori e di raggiungere i mercati più lontani. Nel periodo napoleonico l'industria del lino subì gravi contraccolpi perché le vicende belliche che portarono al blocco del Mediterraneo impedirono il commercio con l'estero, in particolare quello verso i paesi che su quel mare si affacciavano. La comparsa di macchine per filatoi in Inghilterra, in seguito alla rivoluzione industriale, determinò l'introduzione di prodotti a più basso costo che minarono profondamente l'attività manufatturiera della Riviera Venaccense. L'attività della lavorazione del lino a Salò e dintorni vivacchiò solo per la fama che si era meritata nei decenni precedenti, ma andò via via spegnendo intorno alla metà del secolo XIX. Questo lo leghiamo più all'archeologia industriale, se volete, però una storia comunque interessante, testimonianze fotografiche, museo di impresa, potremmo dire, o di un territorio. Comunque una sorpresa anche il fatto di constatare anche in questo caso come ogni comparto abbia un suo gergo, un vocabolario tecnico, di fronte al quale ci si può venire a contatto ed essere e scoprirlo durante una visita aziendale. Vediamo un momento, adesso tocca a me, vediamo quello della canapa, se riusciamo a trovarlo, eccolo qui. Dunque, quello della canapa è qua e devo portarlo qua. Per similitudine, perché anche la canapa è una fibra liberiana, no? Questo che si ottiene dallo stilo. Questi sono più amatoriali come filmati, avete visto il doppiaggio, il sincronismo tra voce. A Pieve e nella nostra zona, fino agli anni 50, gran parte della gente campava lavorando la canapa. Gli uomini, da ottobre a marzo, erano tutti gargiolai e cordai, mancando ogni altra occupazione in campagna. Un tempo la lavorazione della canapa veniva fatta tutta a mano. Gli anziani hanno ancora in mente quegli arnesi e quelle tecniche, tramandate di padre in figlio. Ritengo sia un sigaro quello, che con l'arrivo delle macchine più veloci e produttive delle mani dell'uomo sono state troppo spesso dimenticate. Questo documentario presenta personaggi vivi e reali che ci mostrano le loro giovanili esperienze di lavoro. Lavoro duro, in tempi di miseria e di privazioni, di sudore e fatiche inumane.
ma sempre condito di dialogo, di allegria, di passione e di solidarietà. Qua a monte c'è la fase di coltivazione della pianta, la macerazione delle piante, dei fusti delle piante nelle pozze e poi l'estrazione di questi fili. Qua entriamo già in un ciclo produttivo, quindi per parallelizzare e poi arrivare ai fili veri e propri. Costituito per secoli una delle principali colture agricole. Il lavoro connesso alla preparazione della fibra, tutto fatto a mano, era complesso e faticoso, ma dava lavoro e pane per diversi mesi a gran parte della popolazione delle nostre campagne. Dopo il taglio, l'essiccazione al sole d'agosto e la sbattitura per scrollarne le foglie, il fusto della canapa opportunamente legato in fasci veniva portato al macero e qui immerso nelle acque stagnanti per farne sciogliere in pochi giorni le sostanze gommose ed incrostanti la fibra. A queste operazioni seguivano il risciacquo e la stenditura al sole per l'essiccazione. Con la scavezzatura e la successiva gramolatura veniva prima spezzata e poi eliminata la parte legnosa della canapa. La fibra grezza così ricavata era raccolta in grosse trecce e dopo un'attenta selezione in base alle caratteristiche e qualità del prodotto era ormai pronta per gli svariati impieghi. La canapa, per essere utilizzata e filata, doveva essere prima selezionata e pettinata. Era questo il lavoro dei gargiolai, solitamente maestri artigiani ambulanti, che a Cottimo graffiavano presso le loro abitazioni per i piccoli industriali locali o erano chiamati presso le diverse famiglie dei contadini. I loro attrezzi consistevano di solito in tre tipi di pettini o graffi. Tavolette di legno su cui erano fissati lunghi chiodi a forma di piramide, attraverso i quali la canapa era fatta passare e ripassare per raffinarla e selezionarla per lunghezza e finezza. Della fibra pettinata ne erano fatte trecce o randelli, che raccolti in mazzi erano pronti per le successive lavorazioni. D'inverno in tutte le famiglie si filava e si tesseva. La biancheria, tutta fatta in casa, era considerata un bene primario, un patrimonio che ogni anno andava alimentato con nuovi torselli di tela per gli usi quotidiani e per fare la dote ai figli. La filatura, operazione che trasformava la canapa e la lana in filo continuo, era il tipico lavoro invernale delle nostre donne, che tutti i giorni, dai primi di novembre a San Biagio, approfittando della lunga pausa dei lavori nei campi, con rocca e fuso, e più tardi con il filarino, creavano matasse e spole di filato. Si filava di solito intorno al camino, alimentando il fuoco ogni tanto con un pugno di canapoli, la cui fiammata, nella fredda cucina, riusciva soltanto a rinsanguare le gelide mani delle filatrici. La necessità di risparmiare legna e petrolio da illuminazione, insieme all'opportunità di lavorare in un ambiente caldo ed in compagnia,
portavano abitualmente le donne a ritrovarsi a filare nelle stalle dei contadini. Era il cosiddetto treppo o filò, dove fino a tarda notte il monotono lavoro veniva condito con l'intreccio di chiacchiere, canzoni, racconti e favole per i bambini, coinvolgendo anche i sempre numerosi convenuti del caseggiato. Era operazione assai delicata e veniva affidata normalmente alle donne con maggiore esperienza nella casa. Gli orditoi, due pali in legno provvisti di pioli a sostegno dell'ordito, venivano di solito fissati contro la parete esterna della casa colonica ad una prestabilita distanza, tale da ricavare poi dal tessuto finale una pezza sufficiente per un lenzuolo matrimoniale o un vestito da uomo. 20 spole di filo erano poste in una scaletta portaspole che andava appoggiata su due sedie e da essa tratti i fili che la donna, utilizzando un'apposita paletta appositamente forata, ordinatamente stendeva sui pioli da un orditoio all'altro. Ad ogni giro di filato, abili mani incrociavano i fili dell'ordito, facendo poi passare fra di loro un nastro per mantenerli separati. Si facevano tanti giri di ordito in base alla larghezza del tessuto che si voleva realizzare. Ultimato andava staccato dai pioli e raccolto realizzando una sorta di catena pronta da sistemare sul telaio. Il caricamento dell'ordito nel telaio doveva essere fatto da mani esperte. Inserito il piede della catena nel subbio posteriore, lo si disponeva ordinatamente ed uniformemente, aiutandosi con una sorta di rastrello in legno che manteneva separato ogni giro dell'ordito. I telai da tessere, usati nelle nostre campagne, generalmente opera di maestri falegnami del paese, erano tutti in buon legno pesante e robusto, perché con la battuta sulla trama non si muovessero. Poi messa la canapa fuori legge, questo sapere oggi è sedimentato negli anziani e quindi a Carmagnola c'è un'associazione di anziani che vi fa vedere come si realizzano le corde e potete farlo direttamente ed è semplicissimo l'impianto, è sopravvissuta appunto una tettoia lungo la quale...
la lavorazione della canapa a Carmagnola era proprio per i cordami, quindi per le corde, ma ogni cascina aveva nel suo atto notarile anche il fossato o la pozza per macerare la canapa. Quindi si sta riscoprendo da noi questa cultura, ci sono varie attività che vengono... quindi la multifunzionalità, perché riguarda i tessuti, ma riguarda anche la farina con i semi per fare pasta, biscotti e cose varie, ci si sta poco per volta riscoprendo. Però le modalità, i modi per lavorarla non sono stati tramandati, è un'attività che ha cessato di produrre. Non so, ecco, questi sono alcuni degli esempi. Vorrei solo un attimo uscire da qua e cercare se trovo quella via delle saline, così potremmo... quella via del sale, vediamo un po'. Saline. C'è un tubo. Quindi a partire da questi casi che sono piuttosto interessanti si possa approfondire e classificarli sulla base degli indicatori che sono contenuti nelle carte. Che cosa vi sembrano? Possono avere un diverso grado di trasferibilità, completano il panorama che abbiamo delineato insieme da ieri mattina? Che cosa vedreste di immediatamente o facilmente trasferibile qua? L'olio sicuro. No, ma non soltanto l'olio, cioè anche a vedere per esempio il discorso delle cave, no? Qui siamo come giustamente per il corpo 15. Sì. Cioè qui siamo pieni di cave, quindi c'è tanta lavorazione delle cave, della pietra nostra, che è un po' simile alla lavorazione delle cave. Certo. Sì, e probabilmente hanno anche... degli esempi, oppure delle esperienze, che mancando proprio la cultura, ne parlavo stamattina con qualcuno, del turismo d'impresa, qui è tutto da scoprire. Cioè, fino a mo' il turismo è pensato solo in un certo modo. Sì. Curando poi, dicevo anche in macchina, si parla tanto di molte volte di parlare del turismo d'inverno, no? In queste zone, ma il turismo d'inverno sta qua. Certo. Basta scoprirlo. Sì. Anche perché è un inverno molto diverso da quello che si vive nelle zone in cui si pratica questo turismo. Storici, certo. Io ho fatto questo riassunto, mi ha colpito una frase. La popolazione italiana sta diventando di anziani. Quindi abbiamo una popolazione con un flusso turistico talmente ampio che se non ce lo portiamo qui nel Salento, noi vanno qua. In Germania, sotto nell'umido, cioè con le artrosi che ci sono, gli acciacchi. Cioè, ma poi... No, no, ma non, per me non è una battuta, cioè effettivamente il mercato assume una fisionomia diversa in termini di distribuzione dei turisti per età. Si aprono delle necessità diverse per l'accessibilità dei siti piuttosto che altri servizi da garantire, però il clima aiuta tantissimo. Certo. Dobbiamo abituarci a vedere e a far venire questa gente. Sì, poi la buona gastronomia italiana, la buona cucina italiana li attira anche parecchio, insomma, quindi la fama dei vini e dell'olio, del mangiar bene è un aspetto... Sì. Infatti. Sì, ce l'abbiamo tutti visti fare, ma i nostri figli dovranno. Purtroppo non sta tramandando perché sono i giovani che hanno interesse. C'era un filmato
magari poi ve lo spedirò, realizzato in Umbria di un'associazione che recupera il vecchio modo di tessere, perché solo attraverso quel modo di tessere si possono realizzare determinati tessuti assai pregiati con fili d'oro e vengono poi impiegati per riprodurre dei tessuti del passato, e c'era la presidente della regione che andava a visitarle. E io ho trascurato un po', perché non volevo sbilanciarmi troppo verso il settore tessile, che è un po' la mia passione, e quindi l'ho quasi trascurato, ma questa parte del recuperare i telai, cioè in Val d'Aosta c'è un'associazione che si chiama Le Tisserand, quindi i tessitori, insomma, che si sono fatti ricostruire, hanno ricostruito i vecchi telai e producono tappeti piuttosto che tende in lana di particolari pecore che venivano allevate in Valle d'Aosta, quindi è ripresa la filiera, è ripreso l'allevamento di queste pecore. Hanno prodotto questa e producono questi tessuti particolarmente adatti per l'arredamento degli chalet, però intanto c'è questa associazione che lavora, quindi ha innescato, hanno trovato un'integrazione con un'impresa molto famosa di Biella che si chiama Piacenza, il cognome è Piacenza, ma l'impresa di Biella che produce cashmere di elevatissimo pregio, hanno realizzato dei capi che vendono a New York sulla Quinta Strada e che vendono nelle migliori boutique di Milano e di Torino, una per città, insomma. E sono capi che hanno un taglio un po' particolare, perché erano le vecchie giacche dei cacciatori, forse questo piacerebbe all'avvocato, delle guide che accompagnavano Vittorio Emanuele a cacciare stambecchi e camosci nel parco del Gran Paradiso. Hanno preso i disegni che c'erano di quelle giacche e le hanno rifatte con i tessuti che erano simili ad allora. Hanno fatto delle giacche con questi tessuti, sempre con questi tessuti, delle giacche che riprendevano quelli delle guide alpine, e quindi alcuni che vanno in vacanza a Courmayeur utilizzano quelli, che hanno prezzi, si posizionano in una nicchia, più per scelta di marketing credo che per costo, però è un'economia che in qualche modo è ripresa. E poi, e se parliamo di un tessile che custodisce la memoria, come si fanno i ricami, i pizzi, insomma è veramente affascinante. Sì. E pensare che come occupazione all'epoca non mancava, cioè, eh no, certo. E adesso non so, tanti ragazzi non sanno cosa fare dopo la scuola, Sì, forse anche perché per un certo periodo c'è stata un po' la negazione delle radici, un po' una reazione per cui si entra nel mondo. La cultura è che noi ragazzi, anche i ragazzi in altri contesti, andavamo dalle ricamatrici, cioè l'estate non si poteva uscire come adesso in villetta, e si andava in fra un mestiere. Certo. Comunque c'era un modo di dire per stare un po' ritirate, no? Stare interessantissimo. Ma pensa. No, quindi secondo me dopo un po' è stato quasi... Ecco, certo. E invece io, nei miei ricordi c'era l'officina di mio padre, che era grandissima, dove antico quanta gente è passata per imparare il mestiere. Che era mestiere di? Fabbro. Fabbro, ecco, fantastico. Quindi io questi ricordi... Adesso sì, sì. Si manda una ragazza, a parte che non ci va, non esiste poco, e poi assicurazione di luce, e l'acqua minorile... No, poi si fa... Certo. Beh, l'economia era più c'erano regole più elementari per farla funzionare. Fabbro, la maestra, si permetteva di dare uno scappellotto, andava a casa e lo diceva al genitore. Certo. Sì. Tu eri l'apprendista, il ragazzo di bottega, insomma, il garzone. Certo, perché ti avviava una professione che... Sì, sì. Io credo... No, ma devo dire, si manifesta in vari modi, cioè io conosco persone pugliesi che vivono e lavorano a Torino, ma questa parte dell'imparare a fare le orecchiette piuttosto che altre cose l'hanno volutamente rimossa, perché era l'obbligo, cioè la mamma mi vuole educare ad essere femmina in un modello arcaico, io voglio emanciparmi, vengo al nord.
Adesso è interessante vedere come vengono riscoperti questi e quindi c'è una posizione privilegiata, se ti ricordi ancora queste. Io psicologia spizzola, però vedo come si comportano. Effettivamente quello faceva parte di un passato che venendo su ho preferito rimuovere quasi, e invece è un bagaglio culturale che si rischia di perdere. Nel mio caso l'ho vissuto con nonna torinese, papà torinese, e il divieto assoluto di parlare con me in piemontese, cioè in torinese, perché era assolutamente, cioè, si parlava in dialetto in campagna. Noi eravamo cittadini e quindi non dovevamo comunicare in questo modo. Quindi sì. E adesso sembra che, appunto, adesso si ritorna a voler riscoprire il dialetto, perché ci si rende conto che ci sono delle sfumature che ormai, non, cioè, per fortuna in qualche vocabolario sono state rilevate, ma tra il torinese che si parla a Torino e quello che si parla a 5-10 chilometri, ci sono delle sfumature molto evidenti, no? E si rischia di perderle queste. Quindi anche questa era un po' la negazione di una provenienza per emanciparsi, parti, essere moderno a tutti i costi, no? Può essere una vicinanza con, appunto, come dico io, con le risorse, con le trasformazioni, quelle che tu domini di più. Questo discorso del chilometro zero io non l'ho analizzato in modo approfondito. Non è detto che in un'economia globale sia così valido dal punto di vista economico, però l'impostazione è diversa, cioè c'è un qualcosa che è difficile valutare dal punto di vista economico, come il valore delle radici, della cultura, della conservazione di queste cose. Quando parliamo della valutazione del paesaggio e proviamo ad applicare dei metodi economici, si fallisce subito, perché è un bene pubblico, cioè è un bene su cui tanti hanno possono influire, ma non c'è un qualcuno che lo domina, no? Quindi le teorie economiche non funzionano in questo caso, non si riesce, ci sono delle grandezze che bisogna avere l'umiltà di dire non riesco a quantificarle economicamente, però sono importanti, perché appunto perdo delle radici e perdo un collegamento con, poi per non trascurare tutto ciò che voleva dire per il territorio essere presidiato. Io lo vedo nelle montagne, abbiamo visto alcune foto ieri di coltivazioni a terrazze, oppure la filiera del legno. Quando vi dico, guardiamo dall'alto, boschi, se il bosco diventa un fornitore di materie prime, è un bosco che viene condotto in modo adeguato. Lì si era parlato di del marchio FSC in fondo a Lucca, cioè delle foreste che sono coltivate in modo sostenibile. C'era una presidiare l'ambiente, più presidiare il territorio. Nelle nostre campagne io lo vedo puntualmente quando piove, perché ci sono le strade inondate dal fango. A forza di piantare viti in territori collinari si espone la terra nuda alle precipitazioni, valanghe di fango. Una volta era tutto mantenuto anche in termini di fossati, adesso questa parte sembra che economicamente non abbia un rilievo e dunque la si trascura, cioè c'era proprio un modo di custodire il territorio, perché dal territorio, cioè le tue radici erano lì, ma lì traevi anche il sostentamento, no? Quindi forse si stanno riscoprendo, probabilmente è così, cioè nel momento in cui sembra che non si sappia di chi sia meriti o colpi, insomma, in una situazione economica. Io quello che ho trovato molto interessante, senza toccare nervi scoperti o problemi che sono ancora oggetto di studi di cose della magistratura, è che nel comunicare il territorio pugliese, l'aspetto più interessante per me è stato notare come si sottolinea un'operosità a misura d'uomo, cioè l'artigianato. L'industria non viene praticamente mai ad emergere. Quindi sembra quasi che non sia riconosciuta, parlo di quello che ho visto io in un mese che mi sono messo per preparare queste lezioni, questo incontro. Cioè non emerge mai in alcuna comunicazione che trovi l'industria. I casi sono due, io ho pensato, o non c'è o è appiccicata. Cioè o non c'è e quindi
i distretti industriali, questo, no, però voglio dire, l'aspetto interessante secondo me è che io ho cercato non solo sul Salento, ho provato a cercare sulla Puglia perché quando ho valutato, ho visto i distretti, sento parlare di industria turistica, che non è turismo industriale, questo lo sappiamo bene, cioè sento parlare di coloro che cominciano a temere la concorrenza degli altri paesi per un discorso di industria turistica, quindi di turismo di massa o che aspira di essere, ma di industria vera e propria, di manifatturiera, non ho sentito parlare. Questo è interessante per chi si opera nel settore della scoperta economica. Scusate. Per chi opera nel settore dell'offerta economica, perché probabilmente, dicevamo, non è il manifatturiero come lo intendiamo noi. Se voi parlate, mettete Piemonte, Lombardia, vi trovate una serie di industrie. Cioè, l'idea di Torino, la città grigia, la città laboratorio, eccetera, è lo stereotipo che noi soffriamo, insomma, da sempre. Però c'è proprio un modo diverso. Allora, come dicevamo ieri, non c'è alcuna rotta da correggere. Cioè, ieri abbiamo detto, sarebbe oltremodo inefficiente investire dei capitali per comunicare un'immagine diversa, no? Per dire c'è industria e quindi noi facciamo turismo industriale. Si andrebbe a parare nel vuoto, cioè non c'è un riconoscimento del valore dell'industria, perché non c'è un'industria, probabilmente, io lo dico da uno che si è avvicinato al territorio studiando in un certo modo solo recentemente, ma forse, ecco, non c'è quel radicamento che invece si è vissuto da noi, dove si è sviluppato. Quindi il turismo, la scoperta di impresa, prego? No, voglio dire, ci sono delle, quindi dicevo, senza andare in casi che sono stati, però voglio dire, l'impressione generale è che, da un lato, lei ha fatto questo nome, se io chiedessi a qualcuno quali sono le industrie pugliesi, da quanto tempo è che noi siamo bersagliati dalla vicenda dell'Ilva? Tutti penserebbero all'Ilva, mentre noi abbiamo scoperto che ci sono tanti altri distretti e quindi che probabilmente c'è un'interessante massa per andare a collocare delle iniziative così, ma abbiamo scoperto che probabilmente è proprio il vero valore, l'attaccamento al territorio, queste grandi distese di ulivi, viti, eccetera, che permettono di vedere e di esplorare, di scoprire delle attività molto a misura d'uomo, che probabilmente al turista piacciono. Cioè, appunto, come dicevamo forse in auto, è difficile che a uno che viene a cercare, come sentivamo stamattina, fascino, calma, mare, poesia, tu dici, guarda, ti porto a vedere le acciaierie o ti porto a vedere, cioè, dici, ma me ne sto bene. Ti porto a sentire gli odori di sì. Sì. Nel piemontese vai a vedere la parte. Però quelle ce le fai a vedere perché la mia cultura non esiste. Questa è l'immagine positiva, sì, che si crea, sì, nel Salento. Sì. Come noi abbiamo un'immagine positiva di Torino, di Piemonte, della Lombardia, questa è l'immagine che abbiamo noi. E quindi noi, in base all'immagine, attiriamo un target che è quello della famiglia che vuole venire al mare, quello che vuole venire a vedere. Fatto male. Comunque siamo noi quelli che dobbiamo creare l'offerta. Tu sei nato qui, se noi non andiamo, cioè le industrie ci sono in Salento. Scusi un attimo. Scusate, ecco, mi ero dimenticato di farvi vedere questa, ma si inserisce proprio in quell'immagine che uno si crea e in quello che uno. Allora, il motivo per cui avevo inserito questa diapositiva era perché è utile di tanto in tanto guardare all'ISNART, quindi l'Istituto delle Camere di Commercio, che fa delle ricerche sul turismo, per scoprire intanto quali sono i movimenti dei turisti e poi le aspirazioni, le attitudini, i desideri dei turisti. Intanto, nelle classificazioni, al di là di questa tabella, non si trova la voce turismo industriale, cioè l'ISNART guarda al turismo
che si muove sugli grandi alberghi, che si muove su, cioè, ai flussi più importanti, e non arriva delle classificazioni magari così fini per andare a cogliere un turismo di nicchia. Però l'aspetto interessante è che noi possiamo intravederlo provando a collegare tra loro alcune risposte. Queste sono le attività svolte durante le vacanze del primo semestre 2012 ai turisti. C'è possibilità di risposta multipla. Vediamo quali risposte, primo semestre vuol dire appunto da gennaio a giugno, vediamo quali sono delle attività che potrebbero essere collegate al turismo di scoperta economica. Quindi ho passeggiato? No. Ho degustato i prodotti enogastronomici locali? È già qualcosa che si può avvicinare. Ho visitato i monumenti? Andiamo sicuramente nel turismo culturale. Ho ricercato la cultura locale? È ampio, ma nella cultura locale, tutta quella che si chiama cultura materiale, ci rientra benissimo. Ho fatto shopping? Magari il punto vendita è vicino, è quello dell'azienda. Ho conosciuto la gente del luogo, questo a me è piaciuto molto perché sia in Italia che all'estero si affranca dai modelli per cui sono isolato e mi immergo il meno possibile nelle relazioni con gli altri. Ho giocato, chiacchierato con gli amici, ho letto, praticato attività sportiva e via di questo passo. Questo è il primo semestre 2012, quello in cui probabilmente sareste interessati ad attrarre turismo, perché le punte sono poi nel secondo semestre, da luglio ad agosto. Qua luglio e agosto, dunque, il 51% aveva passeggiato nel primo semestre, quasi il 70%, 69,1% nel secondo semestre. La degustazione dei prodotti era 39, passa al 45, quindi nel secondo semestre, quando c'è gente che preme lungo le coste, però potrei anche portare qualcuno un po' all'interno a degustare dei prodotti facendo vedere come si producono questi prodotti. Ho fatto shopping, ho conosciuto gente del luogo, aumenta, soprattutto all'estero l'aumento è più pronunciato rispetto a ho visitato monumenti, musei e mostre, 21,7, e qua non c'era neanche, ecco sì, era 29. Quindi il turismo che destagionalizza è un turismo che è anche attratto da musei e mostre rispetto a quello che va più per fare attività di diverso genere, più di ricreative, ma nel senso classico, non troppo attivo del termine. Quindi questo è interessante, a mio parere, queste letture dei casi dell'ISNART, perché dobbiamo più o meno capire anche non solo quale può essere l'offerta, ma anche la domanda di turismo. La motivazione delle vacanze, bellezze naturali e parenti, amici che mi ospitano se la contendono, quindi 23, però posto ideale per riposarsi nel primo semestre 16,4, nel secondo semestre sono tutt'altra le motivazioni, scusate, ah no, questo non c'era, pardon, questo era, ce l'ho solo per il primo semestre. Prezzi convenienti, ricchezza del patrimonio artistico monumentale. Poi abbiamo la casa in questa località e quindi ci veniamo. C'è una certa polverizzazione. Quindi su questi sono degli aspetti che merita approfondire. Conoscere gli usi e costumi della popolazione locale è piuttosto basso, come parliamo delle vacanze del primo semestre. Poi i canali di comunicazione che hanno influenzato la scelta, quindi dove può essere utile fare, non parlo più di solo prodotto del turismo industriale, ma parliamo del prodotto complessivo che dicevamo, quindi il territorio che si propone concorrenza con altri. Tra l'altro ieri mattina al telegiornale ho visto che c'era una manifestazione by Puglia 2013, ne sapete qualcosa? È una specie di fiera in cui la regione Puglia va a proporre le proprie destinazioni. L'ho visto rapidamente, era un giornale locale. Non so se fosse a Milano. Sì, ma non so se sia adesso però. Comunque, si chiamava proprio... infatti, quella... Si chiamava By Puglia 2013 e c'era un'intervista... Esiste Antenna 9 o qualcosa, una televisione, non lo so, stavo facendo zapping e ho visto questo. Però anche lì...
cogliamo i movimenti che ci sono nel turismo per capire come possiamo integrarci e con quali attori. E quindi qua possono essere utile. Spesso chi si occupa di turismo industriale afferma che le comunicazioni buccia orei, cioè le confidenze che ti fanno, il passaparola, è un canale. E infatti qua c'ero già stato, esperienza personale, consiglio, racconti di amici, parenti e familiari. Costa niente questo tipo di comunicazione, quindi dare una buona impressione, ricavare una trasformazione positiva, ti porta a parlare bene della vacanza e magari anche i miei parenti ci vanno, i miei amici ci vanno perché credono e constatano che io sono entusiasta dell'esperienza che ho vissuto e via di questo passo. Insomma, ci sono un po' di modalità, questo io l'avevo inserito perché mi rimandava al fatto che l'ISNART è una fonte di dati che vi consiglio di considerare quando cerchiamo di stimare qual è la domanda di turismo e proviamo a intravedere lo spazio del turismo d'impresa, del turismo di scoperta economica. Avevo messo questo, ah no, qua non lo vedete voi. Avevo messo questa, questi, ci sono anche questi filmati, non li abbiamo visti, ma vi suggerisco poi di guardarli, che sono il tour dell'azienda Mercier di Champagne a Épernay, e quindi vedete, e questo è fatto da un turista, quindi la qualità è un po' scarsa, però ci sono alcuni degli elementi che vi ho raccontato. Bello quello dei turisti canadesi in visita ad un frantoio di fossato, perché vedete proprio dei turisti che stanno facendo una visita e qualcuno che ha filmato e che lo propone. Questo è interessante perché il passaparola è anche un passaparola digitale. Quindi trovo un sacco di informazioni su internet che possono essermi utili se voglio andare a fare una vacanza. Io ho scoperto la cava di bauxite di Otranto su internet, dicendo vado a Lecce perché voglio vedere questo, mi trovo una foto sorprendente, dov'è questo? Ad Otranto. Quindi internet per il turista fai da te, cioè che si costruisce il proprio prodotto, è molto utile. Ecco, quello che non abbiamo visto e che invece è interessante è aggregazioni di imprese, quindi quelle che potrebbero essere, ma non necessariamente sono, all'interno di un'area industriale, che si propongono per turismo. Di solito non è il turista che va con i bambini a vedere appunto come si fa il pane, può essere un turismo professionale. Ci possono essere appunto ricercatori o dirigenti di imprese che vanno a visitare queste cose. Magari ne vediamo uno perché è un qualcosa di abbastanza nuovo. Facciamo parte, cioè, è interessante il discorso legato ai paesi che si fanno concorrenza anche a migliaia di chilometri di distanza. Contano le immagini perché quello che c'è scritto. Suzhou has been known as a paradise on earth since the ancient times. A 2500 year brilliant civilization has fostered the prosperity of Suzhou. The promising SIP rejuvenates this ancient city. Beside the beautiful Jinji Lake, a modern, garden-like and international new town is taking shape, attracting the world's attention. SIP is the largest economic and technological cooperation project between the Chinese and Singapore governments. Since 1994, SIP has been one of the fastest growing and most competitive industrial development zones in the world. SIP maintains rapid, sustainable, and sound growth. The growth rate of its major economic indices is 40%. With only 4% of the land and population of Suzhou City, it contributes 25% of its GDP.
SIP has a total jurisdiction area of 282 square kilometers, of which the China-Singapore cooperation area covers 70 square kilometers. The plan has drawn on the design concepts from international cities and absorbed the unique features of the water town, comprising functional parks such as the Suzhou Logistics Center, Export Processing Zone, International Science Park, Dushuhu Higher Education District, and BioNano Base. With an investment of RMB 31 billion, SIP's quality infrastructure has been completed and provides 9 types of utilities, including power supply, water, gas, telecommunication services, and others, and is connected to major cities in China and other parts of the world through a well-developed transportation network. SIP is home to over 2,200 foreign companies and 9,000 domestic enterprises, including 87 Fortune 500 multinational corporations. There are 60 projects with an investment of over $100 million each, and among them, 6 projects worth over $1 billion each. Average investment per project is $30 million. SIP attracts $5 million every day and has now become a hot destination for enterprises of all scales from all over the world. As a first-class industrial park in Asia, SIP is becoming a rising manufacturing hub. SIP has formed international competitive industries in electronics and telecommunications, precision and mechanical engineering, and light industry. Meanwhile, it vigorously develops high-tech pillar industries in nano and new materials, biological and pharmaceuticals, and software outsourcing. Development of the manufacturing industry, the service industry flourishes in SIP. The Type B Bonded Logistics Center accelerates the process of logistics services. Around the Jingji Lake, Yangcheng Lake, and Dushu Lake, the International Expo Center, Science, Culture, and Art Center, Reef Gauche Commercial Street, and the Jingjihu Business Plaza have sprung up. More than 10 commercial brands, over 20 banks, and over 30 professional agencies have moved in, thus giving the traditional service industry a modern status. SIP enjoys many preferential policies granted by the Chinese government. It has an independent customs house providing 24-hour services, an EDI system for customs clearance, and SZV air land transshipment mode maximize its function as a virtual port. Having adopted Singapore's experience, SIP adheres to a pro-business mindset, establishes a flexible and efficient one-stop service system, carries out zero-charge service commitment, and provides 24/7 quality services. SIP boasts a complete and efficient system of education, recruitment, and training. The Human Resources Development Company, Dushu Lake Higher Education District, international level vocational schools, produce a huge pool of skilled workers for the companies in SIP. Meanwhile, it emphasizes high caliber R&D talents. There are over 200 enterprises set up by overseas returning Chinese, 50 R&D institutions, 6 doctorate workstations, and over 20,000 senior professional talents. SIP emphasizes a human-oriented philosophy. The scientific and rational planning, garden-like green layout, fashionable commercial streets, poetic residential districts, and lakeside villas depict a first-class living environment. The large-scale commercial and recreational facilities around Jingji Lake and the various neighborhood centers have together formed a service network to provide residents a full range of social and commercial amenities.
With the improvement of its functions, the Jingji Lake area is transforming into a central business district accommodating finance, social life, shopping, and recreation. Choosing SIP means choosing a dream. Territori che si promuovono, sistemi paese che competono. Però il compito a casa che potremmo portarci tutti è questo: ma queste persone che stanno crescendo ad un tasso così rapido e che stanno progressivamente artificializzandosi, perché questo paesaggio è completamente trasformato, poi li troviamo qua a vedere i nostri territori, soprattutto i nostri beni culturali. Perché non dovrebbero venire in Puglia e apprezzare quello che la Puglia può offrire? O meglio, il compito è: come facciamo a farli venire in Puglia, quindi a portarli dalle rotte classiche che ci sono scritte sulle guide Venezia, Roma, Firenze? E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Stamattina è stato assente, stamattina lei è stato assente perché noi abbiamo visto. Scherzo. Comunque, scusate, volevo solo ringraziarvi molto per l'attenzione. Volevo ringraziare gli amici di Neopat tantissimo per l'assistenza, la logistica, la cortesia, l'amicizia. Ma veramente, come fanno in tutti i concerti, last but not least, il tecnico che per la prima volta mi ha dato una serenità totale. Grazie. Sì. Ah certo, c'è, come no. Professor Bertano, per il suo prezioso apporto professionale al corso, è sicuramente una rivederci. Grazie, ci sentiamo. Allora, io vi trattengo per la consegna doverosa.